Ci siamo, Jacopo, la finale, l'ultimo nostro incarico. Ti prometto che questa sera non faccio scommesse. Non il minimo. Abbiamo già dato l'altro anno e quindi anche troppo. Quindi stasera finale tra le due squadre forse più forti, la finale già scritta, diciamo. È già giocata parecchio. Comunque, quindi Bernarda contro Botteghe. Un classico anche questo, anche si potrebbe questo, dire. Un classico della finale, tra l'altro. Sì, già 2 anni fa mi pare si sfidarono e vinse Bernarda. E quindi non ci rimane che darvi l'appuntamento a più tardi. E vedremo come andrà a finire. Allora ci siamo, pochi minuti prima dell'inizio della partita, la finale, la vostra finale. Ci siamo sentiti ieri per la vostra intervista doppia, vi siete chi sbilanciati, chi no, però è stata credo una cosa simpatica. Allora, innanzitutto stretta di mano come si usa. Chi vince stasera? Chi non perde. Chi vince stasera? Mi ripeto, porta Bernarda. Vedi, queste sono le certezze, uno si sbilancia, uno no. E come diciamo noi ormai dall'altro anno, quest'anno vediamo come andrà a finire. In bocca al lupo a tutti e due. Ciao. Ciao. Come va? Bene. No, passavo di qui, t'ho visto allora. Bene, lo siamo finiti. E lui ti sta guardando male. Che porto con me. ti ha guardato male a dire, oh, cosa stai facendo? Sei teso? No, ma la tensione c'è sempre. Ormai sei un veterano. Con un pubblico sì, c'è una tensione, però è una soddisfazione. Poi insomma, si arriva in finale dopo una semifinale, diciamo spettacolare da parte nostra. Quindi, che vinca il migliore. Sono due squadre forti.
Non è una novità. Certo, diciamo, infatti non è la prima volta che avevo affrontato. Sembra la quarta o la quinta. Vedremo come andrà a finire questa. Speriamo un bel. Bocca al lupo. Credo. Ciao. D'Albergo. Allora, ormai abbiamo fatto i portieri, sentiamo anche te prima della partita, come la stai vivendo questa? Sto vivendo bene, bella partita, bella atmosfera, bel pubblico, si vive alla miglior maniera possibile, una gran finale, emozione forte, vissuta con tranquillità. Altro non si può chiedere. No, non si può chiedere, che si deve fare? Parla l'ambiente, parli il palazzetto. Parla la gente, parla tifosi. Bene, allora. Finale tutta da vivere, da giocare. Allora, non ti dico niente, in bocca al lupo. Vedremo come andrà a finire, bravo. Come dite voi. Bravo, vedo che hai studiato. Ciao. Ciao, ciao. Mette a sedere Ferri e va sull'1-0 per Botteghe. Incredibile di esterno di Mela.
ancora Camilletti, ha preso la mira. E tanto vi chiedo, a sinistra, una novità. Che ti devo dire? Ma io mi chiedo, è vero che è stata sorteggiata con la monetina? Sì, sì, ieri sera è andato un gruppo di ragazzi incontrata al circo delle botteghe, è stata sorteggiata così. La sorte ci ha dato contro, vabbè, confidiamo nelle doti tecniche, speriamo di riguardare il risultato. E un'altra cosa, ora parliamo appunto di calcetto vero e proprio. 2-0, te lo saresti mai aspettato, sinceramente? Ma perché io no, ti dico la verità. No, io cioè ero consapevole che loro sono una buonissima squadra, sicuramente. Poi hanno un ragazzo davanti, una punta, Sciafi, che è veramente, veramente bravo. Però dai, anche noi abbiamo dei buoni elementi, bisogna puntare ancora, cercare di fare pressing il più possibile, rubargli la palla per cercare di andare giocare contropiede. Cosa farà la differenza nel secondo tempo? Ma io penso il cuore, tanta tanta voglia di vincere, basta, solo questo. Le doti tecniche ci sono da tutte e due le parti. Ok, io ti ringrazio, sei stato molto gentile. Ciao, in bocca ciao, al lupo. Grazie, ciao. Allora, intanto un commento sulle cheerleader. Cheerleader sono promettenti, però potrebbero anche cambiare colori magari. Perché? Qualche problema hanno? No, no, dai. Prossimo anno c'ha le viola le cheerleader. Ora, fa invece delle cheerleader che... Calcetto, il Napoli del calcetto, finale, per ora state vincendo. Grande compattezza soprattutto, sei d'accordo? Sì. Ci abbiamo una squadra, nonostante come anagraficamente siamo più giovani, però si regge il confronto con loro che sono, diciamo, giocatori fatti e finiti, soprattutto i titolari, vedo Mela, Botrini, Barozzi. Finiti però, alla frutta. No, alla frutta no, però diciamo che sono maturi. Noi siamo ragazzi giovani, però piano piano si sta crescendo tutti gli anni. Mister Gavazzi ha fatto una signor cosa, sta facendo, sei d'accordo con me? Sì, 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 gran parte del merito va a Gavazzi che è partito con dei ragazzi giovani qualche anno fa e questi ragazzi stanno diventando uomini e ogni anno migliorano. Ora ti voglio chiedere, ti aspettavi una vittoria così, cioè 2-0 fine primo tempo? No, no, pensavo un pareggio fine primo tempo. Però se hai anche preso un palo clamoroso poteva essere 3-0. Anche Mila l'ha preso. Sì, però io guardo la mia. Vabbè, io ti ringrazio. Basta per quest'anno, mi avete intervistato 8 volte. Sì, stai sempre solo te. Ciao. Prendete quel ragazzo sì, là. Ciao, ciao. Ciao, grazie. No, no, non è uno scherzo, a questo giro è serio, è serio. Oh, se era serio non ce ne devo fare niente. Lo so, però, capito. Allora, Claudio, spettacolo incredibile stasera, palazzetto che parla da solo, ci abbiamo anche le cheerleader stasera, che vuoi di più? No, lo spettacolo è bello, tra l'altro credo che ci siano pochi posti in Toscana dove anche a un torneo di calcetto, quindi un torneo non ufficiale fatto tra le contrarie, avere una partecipazione di un pubblico così numeroso, soprattutto fatto di giovani, che sia una cosa incredibile anche per la Toscana, non per Fucecchio. Buon lavoro comunque delle contrade, dell'amministrazione, insomma è un pool
di persone che insomma hanno dato in questi 10 anni vita a questo grande torneo. Io devo dire che c'è una grande passione dietro, voglia di stare insieme, voglia di darsi da fare, rimboccarsi le maniche, che sia il calcetto, che siano i giochi del palio, che sia uno spettacolo di musica, che sia, certo. Ho visto addirittura raccontare uno spettacolo di opera. Sì, sì, cioè, c'è di tutto. È incredibile, credo che non ci siano paragoni. Infatti. Siamo i migliori. Via. Che vuoi fare? Ti ringrazio Claudio, quest'anno non ti ho fatto scherzo. Accorcia le distanze, 2-1. De Santis porta a 3 le reti per Botteghe su un'uscita di Ferri un po' rocambolesca, ha provato la scivolata. E sono 4-1. E finisce qua! Botteghe vince il campione, terzo titolo in questi 10 anni. È una partita incredibile, molto vissuta, cioè bella, intensa da tutte e due le parti, però le Botteghe è stata quella più cinica, più spietata, ha saputo sfruttare tutti gli errori degli avversari e farne buon uso. 4-1 risultato finale. Alan, dimmi la promessa che mi avevi fatto. Cosa hai detto? L'intervisti quando si vince. Vai Alan! Abbiamo vinto, eccomi qua. Ora ricordiamo, Alan Cecconi, capitano, mostra la fascia per favore. Capitano di Botteghe, vittoria strameritata, faccio i miei complimenti. Ne avevamo bisogno e ce l'abbiamo fatta. Siamo un gruppo forte d'amici e ce l'abbiamo fatta. Questo grazie, è il vostro. Grazie! È il vostro terzo titolo? Te l'hai vinto tutte e tre, se non mi ricordo. Tutte e tre, sì. Quindi adesso festa per quanto? Tutta la notte, finché popolazione, lo spettacolo. Allora Alessio, un trionfo come al solito, un successone. Un successo annunciato. Servitoso. Sì. E quest'anno cosa è successo? Raccontaci un po'. Cos'è successo? Allora vedete quanta gente che c'è qui. Più che altro a livello organizzativo. No, a livello organizzativo diciamo che
si rasenta la perfezione. Stasera con una serata così, diciamo, lo vedete anche da voi. Il palio è bello a fucecchio, a differenza di tutte le altre realtà d'Italia, perché il nostro palio, col nostro palio si gioca a calcetto, si fanno i giochi con i bambini delle scuole, si fa sociale. Non so se lo sai, ma a Quarrata hanno preso lo statuto del torneo delle contrade e l'hanno fatto suo, perché... No, si denunciano. L'hanno preso ad esempio. Ad esempio, perché il nostro è nostro, loro lo adatteranno. Adattato, comunque guarda, ci hanno fatto complimenti anche altre realtà paliesche. Abbiamo visto Legnano che sono venuti per le corse di primavera, Ferrara, quindi quando la gente comincia a venirci a trovare è segno che le cose fatte male non è. Comunque ritornando al torneo di calcetto, quest'anno mi sembra che da un punto di vista di pubblico numeroso, da un punto di vista di atleti eccezionali. E vorrei sottolineare il fatto che lo sport a Fucecchio si fa con le regole. Lo sport si fa con le regole, e devo dirvi una cosa, domattina per l'appunto ci sono i giochi di maggio da parte di tutti i bambini delle scuole. C'è anche mio figlio. C'è anche tuo figlio, e sono stato personalmente io nelle scuole a raccontare la carta etica dello sport, perché poi dallo sport si tramanda tutto alla vita comune di tutti i giorni, quindi lo sport è una cosa importantissima, e questo caso associato al palio acquista ancora più di valore. Io vi ringrazio a tutti e vi invito tutti la prossima settimana, che ci saranno iniziative molto belle a Fucecchio legate tutte al palio, fino ad arrivare a domenica, la grande giornata dove si sfideranno il giorno più lungo, le 12 contrade. Grazie a tutti. Marco Padovani, ti ho chiamato io a farmi il telefono. No, non è vero. Allora, Marco Padovani, così non mi sentono almeno. Infatti. Un plauso, volevi fare un plauso a qualcuno, volevi fare una dichiarazione a qualcuno? Ringraziamento a tutti i ragazzi che durante l'anno hanno organizzato questo torneo. Ora, in particolare voglio ringraziare anche Massimo Peconcini, che tutti gli anni mi dà una grandissima mano tutte le sere qui. A voi che ci seguite sempre in maniera molto professionale, anche divertente ma anche professionale. E vabbè, poi diciamo ringraziamento lo volevo fare anche alla Contrada Sant'Andrea, perché in un momento un po' difficile ha saputo tirar fuori lo spirito giusto, che gestire la situazione è venuto fuori lo spirito del palio. Quindi ringrazio Sergio Gaspari, che è il presidente, ma tutta la Contrada. E poi niente, viva il palio! Ora ci godiamo la... Io ringrazio. Sciapi piglia tutto! E per quest'anno dai, è andata bene così quest'anno. Ma soprattutto l'importante è quello che si è vinto, quella Coppa lì, che siamo arrivati primi, siamo tutti sacrificati, si è dato il 100% e si è vinto la finale. Ha parlato quando viene alle botteghe, ha parlato anche a parlare.
gli si è reso quello che ci aveva dato 2 anni fa e si sono massacrati, c'è niente da dire. Una grande partita, hanno giocato bene ma siamo stati superiori. Dice la verità, eri un po' preoccupato, non sapevi se potevi vincere tutte e due. Appunto. Sì, l'ha vinto Porto Nuovo, dite. Allora, no, quest'anno ero lì per 2 premi. Mi sarebbe piaciuto vincere tutte e due e ce l'ho fatta anche grazie alla squadra che è riuscita a portare a casa la vittoria e chiaramente io sono riuscito a portare a casa premi. Ok, ti si lascia festeggiare. Sì, grazie. Ciao. Stamattina attendiamo anche l'arrivo di Alessio Rosati, con noi, i nostri boss. Allora, raccontateci in poche parole come avete vissuto questo torneo, il 10° torneo delle contrade. Si è vissuto a sedere molto, laggiù, insieme a voi, o dietro regia o da casa, ma si è seguito. Ricordo una regia anche dalla Germania. Molto forte. E soprattutto si è vissuto con 500.000 pagine viste grazie a tutta la gente che ci ha seguito. Questo la dice tutta su questo grande evento. Quindi noi... Io e Jacopo vi volevamo formalmente ringraziare in diretta. No, siamo noi. Siamo noi che si deve ringraziare voi. Siamo noi che ringraziamo voi per la serietà, la professionalità che avete dimostrato e per il grande risultato raggiunto. Grazie. Bravo. A tutti, viva il TG Palio, viva 0571foto.com. Ciao! Allora, Maurizio Buti, top player, l'unico top player a uno. Aspetta, no. Non ci faccio fare due battute col sindaco. No. No. Anzi, saluto gli amici di Sky che sono. C'è un amico che è il punto che è meglio di te, eh! Ciao, ciao, ciao. Ilaria! Allora, era un segno. Dovevate vincere voi. Eh sì, era siete, la terza volta. Siete gli unici a tre sì. Titoli vinti. Ah, ufficiale. Buona cosa, buona. Soltanto che. Diciamo la volta precedente ero un po' più giovane, fatto un po' più la fiacca, ecco. Quindi manca un po' di fiacca. Avanzando con l'età mi manca un po' la fiacca, però. Tanto stanno apparecchiando. Sì, sì. Si è dimostrato che col cuore si vince. Sempre. Noi giochiamo col cuore. Sempre, c'è chi non gioca col cuore, noi giochiamo col cuore. Col cuore. E si è visto il risultato. 4-1. Fantastico, fantastico. Ti lascio festeggiare. Forza Botte. Ciao. Allora Alberto Gavazzi, vincitore del primo torneo, cioè del primo premio al miglior allenatore, hai anche vinto. Che voglio di più? Comunque, noi ti devo fare i miei complimenti per la squadra. Cosa gli hai detto con i giocatori? Penso che ci abbia fatto bene la semifinale contro Sant'Andrea, dove abbiamo rischiato, secondo me, anche di perdere. Siamo arrivati concentrati agli Aoi, nessuno bischereggiava, eravamo lì, eravamo pronti. Via. Eravate pronti? Eravamo pronti. Squadra concentratissima. Oggi la differenza però qui di Sciapi, diciamo, l'ha fatta Camilletti. Camilletti secondo me è un giocatore che in questo torneo non ce l'ha nessuno. Dove lo metti, che fa, riparti, dipende, e sempre con la stessa intensità dall'inizio alla fine. Secondo me è il giocatore più forte in tutto il torneo delle contrade. Addirittura, quindi insomma, questo Sciapi poi se la prende. Sciapi è bravo, fa gol, ma quante ne sbaglia. Facesse la metà. Quanti accidenti. Facesse la metà, di gol che sbaglia. Altro che torneo delle contrade, potrebbe andare anche in Serie A. Però bene, dai. Era una battuta. Comunque ora, Botteghe piglia tutto poi quest'anno. Avete vinto tutto ciò che c'era da vincere. Metto la targa davanti. Tutto no. Vabbè, io calcisticamente parlando. Ah. Vabbè, penso che l'abbiamo dimostrato sul campo di essere pronti. È dal 14 gennaio che ci arriviamo. Abbiamo preparato. Poi sono 5 anni che giocano insieme questi ragazzi. Qualche innesto nuovo. Però, direi degli innesti nuovi che l'anno scorso non ha potuto fare il torneo. Un buon Di Stefano che fa i movimenti pieni da pivot per liberare gli spazi agli altri. Sì, infatti, lo abbiamo già notato nel corso del torneo. Sempre stato molto presente anche molto lui. Presente e anche il portiere che alla fine del girone è tornato a giocare perché le prime partite insomma gli avresti tirato un po' il collo. No, tirato il collo no, però non a livelli di Soldazzi, non a livelli del vero Soldazzi.
Ok, io Alberto ti ringrazio, è stato... No, grazie a voi. Massimo, fine di questa kermesse, bella, tra l'altro un grande successo sempre del CDA. E... Sì, sì, però è un grande successo anche di 0571, perché ha veramente animato questa manifestazione, ogni anno sempre più bella mi sembra. Il pubblico giovane è qui e questo è importante. È tutto sociale che si... Ecco, tutto sociale che si nutre. E i ragazzi giocano con un bel agonismo, con un bel rispetto, non ci sono stati problemi mai di sorta. E devo dire, cresciamo parallelamente al palio, vedo stiamo anno dopo anno. Anno dopo anno. Sono contento però a nome del CDA della vostra collaborazione, perché grazie, devo dire ci ha premiato. Comodamente seduti sui nostri vestiti, non è successo niente di eclatante. No, non ci sta, aspetta, intanto vengono a fare gli autografi, ragazzi. Benissimo. Leo, siamo arrivati alla fine. Abbiamo raccontato questo torneo. Ci siamo sempre stati, abbiamo dato la nostra impressione, più o meno accolta dal pubblico, sì, ma noi non ce la frega. Molto, molto alla meno. E quindi ribadiamo il risultato, sì. 4-1. Sì, 4-1, perché guardo su che anch'io ho fatto. Speravi ci fosse ancora, invece hanno spento tutto. Vabbè, ora ci spengeranno anche le luci come l'altra volta. Sì. E Leo, 4-1, Botteghe ha dominato la partita. Botteghe che entra nella storia essendo sì, l'unica a avere tre titoli. Quindi che altro dire, da zero titoli fino adesso. No, non è da zero titoli. La vita, no, zero titoli quest'anno. Ah, capito. Vabbè, non tergiversiamo, salutiamo, no, ringraziamo 0571 per questa nostra presenza, certo, quest'anno. Ringraziamo NK per tutta l'attrezzatura tecnica, per la diretta streaming. Ringraziamo i nostri cameraman che ci hanno sempre seguito, Giancarlo e Alessandro. Sì. E poi vabbè, come abbiamo detto prima, ringraziamo tutte le persone che comunque hanno fatto parte del nostro TG, che sottoposto alle nostre torture, le nostre domande infami che ci offendevano dopo il e in questo momento c'è quello che ci sta guardando sul computer, sta mandando avanti perché non vuole vedere la fine. Vuole vedere. Quindi la fine è questa. Da Leonardo Innocenti e Jacopo Taddei. Buonanotte.